Allora, Lucio Zanzara questa mattina è in incontro con i sindaci dell'area del Parco Maiella per tracciare il bilancio del primo anno di presidenza. Che cosa è emerso? Ma, insomma, voglio dire, è stata una riunione molto interessante, molto proficua perché diciamo, questo parco vive del rapporto stretto con gli amministratori, soprattutto con i sindaci, con i rappresentanti comunque delle comunità locali. Era necessario diciamo, fare questo incontro non tanto per festeggiare un anno dalla mia designazione, ma quanto perché questo è un momento critico, diciamo, in cui stiamo da una parte stiamo uscendo dalla grande crisi provocata dal Covid, dall'altra però insomma permangono una serie di criticità che ci devono vedere preparati. Per esempio il parco ha la grande responsabilità di gestire una grande domanda di frequentazione che si è svelata durante l'estate con numeri che hanno più che quintuplicato le normali dimensioni dell'affluenza nei territori del parco e quindi abbiamo bisogno di restringere i rapporti con il territorio e con i suoi rappresentanti proprio per affrontare al meglio anche già per la prossima stagione invernale diciamo, questa nuova caratteristica del rapporto che le persone stabiliscono con i territori delle aree protette. Comunque non è solo questo, evidentemente, poi ho voluto anche ricordare quali cose, quante cose avevamo avviato prima della crisi del Covid, che sono rimaste un po' sospese e che vanno assolutamente riportate in primo piano, che vanno completate e con l'impegno di tutti. Devo dire che, come al solito, ho avuto una grande risposta da parte dei sindaci, spero che questa unione, questa condivisione di visioni e di obiettivi continui e penso che sarà la vera forza del parco poi alla fine. È stata anche l'occasione per tracciare, per avviarsi verso iniziative future. Certo, come no, abbiamo molte cose da fare, diverse cose nuove. Guardi, la Maiella è veramente un territorio ricchissimo di risorse. Al momento molte di queste risorse sono o ignorate o assolutamente sottoutilizzate. Non voglio avere una visione diciamo, totalmente utilitaristica del patrimonio ambientale, storico, culturale che c'è, però bisogna dire che questo patrimonio va valorizzato anche nel senso di essere meglio conosciuto. Perché finché rimane nell'ombra, rimane sconosciuto anche un patrimonio più esposto a deteriorarsi. E quindi noi abbiamo una responsabilità in questo senso e questo fa parte della missione proprio della tutela e della valorizzazione. Direttore Luciano Di Martino, che cosa è emerso dall'incontro di oggi? Buongiorno, sicuramente visto che questo è stato un anno pieno di attività per il parco, nonostante ci sia stato uno stop prolungato di oltre 3 mesi dovuto al Covid. Comunque il parco è riuscito in qualche modo a portare avanti i suoi programmi, a lavorare su delle politiche di sviluppo sia agricolo che legate all'allevamento, pensiamo al programma Allevatore della Montagna Madre, oppure al progetto Coltiviamo la Diversità, in cui abbiamo anche iscritto nel registro varietale la patata 60 dei Monti Pizzi. È stato anche un anno di intese, ad esempio con la Sangritana, per promuovere maggiormente il turismo di prossimità, che proprio purtroppo grazie all'emergenza Covid ha avuto un grande sviluppo nei territori del parco. Sì, incontro molto fruttuoso appunto perché sono stati vari temi affrontati. Sì, assolutamente, quindi dalla governance, diciamo, all'attuazione di quelli che poi sono progetti Parco sviluppa anche insieme ad altri enti per la tutela della fauna, della flora e quindi tutte le emergenze anche storico-architettoniche e culturali che ricadono all'interno della nostra area. Pensiamo ai due progetti LIFE per la tutela dell'orso, al progetto PATON, quindi il piano d'azione abruzzese per la tutela dell'orso marsicano e al progetto FloraNet per la tutela dei fiori e
della più rara del nostro Pennino centrale. E quindi poi ovviamente c'è sempre la questione del geoparco, dove lì siamo addirittura d'arrivo, quindi a breve saremo, speriamo per fine anno, nominati un sito come sito UNESCO. Grazie.